Sei stato selezionato per degli esperimenti sull'SCP. Prendi questi oggetti e buona fortuna. Perché sì, ragazzi, oggi noi andremo nel mondo dell'SCP su Minecraft. Semplicemente. Allora, intanto credo il fondatore di questa bellissima branca degli SCP ci ha dato gli oggetti. Esattamente. Una suite, ok, per resistere agli attacchi. Un SCP ci ha dato come arma delle banane, delle pillole che servono a renderci più forti, una keycard per entrare nelle strutture e uno scudo. Ok, quindi ci mettiamo l'armatura. Eccola qui, la suite, ok. Questo bell'item ce lo mettiamo qua. Lo scudo ce lo prendiamo. Perfetto. La keycard ce lo teniamo qua e il cibo qui. Allora. Adesso, intanto, vediamo, vedo molte strutture, una anche laggiù a caso, ok, e ognuna dei numeri, ok, perfetto. Allora, io sento intanto dei brutti rumori, e siamo pronti? Ma sì, dai, credo di sì, entriamo. Allora, swippiamo qua la carta, entriamo. SCP-610. Questo qua è di difficoltà Keter. Qua ho visto anche che hanno messo delle tute, ok. Le hazmat tute, le suite. Quindi io direi che per sicurezza ce ne prendiamo una. Peggio. No. Allora me la prendo così. Allora, io direi di metterci quindi questa, perché se questa struttura qua ce la dà comunque, ce la mette a disposizione, io la prendo. Adesso vediamo. Quindi siete voi, Allora. Ok, esattamente. Oh! Mamma mia! Che spavento, perché? Questi qui sono altri personaggi che hanno messo qua per. Ma quanti cavolo siete? Ma. Intanto te non c'entri niente, quindi per favore. Ah no, anche te, ok. Sono tutte delle persone che sono state messe qua a testare. Guardate, sono tutti spaventati, non vogliono entrare. Allora, qua vedo anche una cassa e c'è anche un remote controller, ok. Allora, da quello che ho capito, dobbiamo vedere la loro aggressività e quanto fanno male. Quindi qua apriamo. Ok. Allora. Il remote controller a cosa serve intanto? Ho paura. Cosa ho fatto? Non capisco cosa sto facendo. Devo attivare qua qualcosa? No, ok. Fire. Ah, ok. Qua c'è un bottone quindi che dà fuoco. Perfetto. Quindi adesso qua togli tutto. Appena morto uno Steve davanti, ok. E io direi ragazzi di ragazzi, c'è un problema. Non mi fa entrare. Ok, quindi ci andremo con le maniere forti. Pronti? Spacchiamo qua. E buona fortuna. Oh, ok, ti avvelenano. Ok. Dammi subito, ok, una pillola. No, no, ragazzi, qua ci si mette male. Uno è anche uscito, uno è anche uscito. Non posso più fare niente. Ok, uno è morto. Chiudi. Perfetto. Ok. Allora. Dovete morire però, ok? Dai, 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 che mi muori anche tu. Ok, è andata male. Credo che il capo non sarà contento. Ah no, ok. E a voi vi do fuoco. No, non così, non apri la porta. Andate tutti in fuoco, bravi. Ok, ragazzi, abbiamo sperimentato. Quindi, scriviamo sul database. Esattamente qua. Perfetto, ho scritto esattamente che questi cosi
Sono molto aggressivi, attaccano a vista e ti avvelenano anche. Il fuoco li rende deboli, perfetto. Primo esperimento fatto, usciamo. E rimettiamoci l'altra. L'altra, la lanciola. Non la rimetterò a posto, non adesso. Allora, abbiamo capito che le pillole comunque ci rendono molto potenti. Là ci sono altre... Oh, sono riuscito a scappare, attenzione. Guardate un po' lì. Ok. Ma la cosa triste, ragazzi, sapete qual è? Che io ieri ero a mangiare con la mia famiglia. Poi mi hanno fatto addormentare. Non lo so, sono entrati in casa mia come dei pazzi. Mi hanno fatto addormentare con dei sonniferi. E questo qua è il 173. Salve. Allora, ragazzi, io intanto mi sono dimenticato di mettere questo a posto. Lo metteremo lì. Ho detto lì. Ma devo proprio farlo? Dove sei tu? Oh, 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 no, uno schifo. Uno schifo che non muore. Ok, stavo dicendo. No. Ma sì, c'è un problema qua però. Che ok, a te ti guardo. Proviamo un attimo a girarci. Quindi tu. Oh, calma bestia. Quindi se non ti guardo in teoria tu ti dovresti muovere. Perché non ti muovi? Ah, mamma mia, che spavento. Ho sentito qualcosa che si muoveva. Ok, quindi torniamo qua. Mamma mia, ragazzi, mi sono spaventato, vi giuro. Allora, torniamo qua, quindi questo qua ti attacca se non lo guardi per più di 5 secondi, quindi. Ok, perfetto. Quindi se non lo guardate per 5 secondi questo coso vi attacca. E non ci puoi fare neanche niente. Adesso abbiamo fatto il numero 2. Quale di queste strutture è il numero 3? Sarai per caso tu? Eccola qua. Ah, comunque ragazzi, se volete delle mappe, altre mappe sugli SCP, no? Smettila di spaventarmi. Comunque, stavo dicendo, se volete altre mappe sugli SCP, scrivetemelo nei commenti e porterò delle modalità anche molto più carine. Intanto qua, ragazzi, non ho guardato l'SCP-96. Ok, allora intanto, ok, ho un problema perché io non ho un piccone, cioè non posso spaccarla questa struttura. Come faccio a fare test sull'SCP-96? Lo scopriremo fra molto poco. Esattamente. Ci metteremo qua a spaccarlo, aspettando che finisca il tempo di spaccamento, possiamo dire. Ok, e tu sei qua. Proviamo a guardarlo. Sembra non reagire. Ti sto guardando? Oi. Ti guardo in faccia. Oh no! Oh no, ma... No, no, mi sa che l'ho fatto un po' troppo arrabbiare. Ok, allora, ciao da qui. Va bene, l'ho fatto un po' arrabbiare. Come mi spacchi? La gabbia è stata posta per male. Devo guardare un po' meglio. Passare, ma se lo libero, au, infatti, ok, se lo libero mi one shot. Anche questo esperimento è stato concluso. Andiamo nei computer. No, questo ragazzi è giusto, è 3, ok. Sì. Quindi andiamo nei file di computer a dire quello che abbiamo visto. Scusiamo tutto.
quel coso lì adesso è fuori dal cerchio. Come lo libero? Cioè come lo... Ok. Adesso, no, te non ti faccio arrabbiare, va? Allora, sappiamo che quindi se lo guardi... Oh no, si arrabbia comunque. Vai un po' dentro. No, scherzavo. Ok, vabbè, il computer si scriverà da solo quello che ha visto. Abbiamo capito che quello lì, anche se lo guardi, a quanto pare, fuori dalla cella, si arrabbia adesso. Vedi un'altra struttura là? Direi di andare. Ok, dai, muoviti. Bravissimo. E questo è il 5. Quindi, dov'è il 4? Adesso farò un attimo così in terza persona. Ok. Dubito che sia quello, perché quello, da quello che ricordo, è l'edificio... Ah, eccolo, è laggiù. È l'edificio, avendo già comunque, sapendo un po' di SCP, è l'edificio dove danno queste. E dove le creano. Quindi io non posso assolutamente andare. Mi sa che è anche il luogo dove mi sta osservando il capo. Allora, il capo supremo. Come si chiamerà il capo supremo? Come è già? Ok. Questo qua è lo 002. Ok, credo. Sì, mi sembra di sì. La casa vivente. Andiamo. Bestia. Ok, si presenta come una normale casa, ma qua mi è stato richiesto di prendere questo materiale. Ok, l'ho preso. No, 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 no. Ok, sono riuscito a fuggirli. Ok, mi sono per un attimo spaventato. Ok, mettiamo di due blocchi. Quindi abbiamo preso del materiale del 002 e adesso lo dovevamo mettere in teoria qua, in modo che viene studiato meglio sotto il banner di controllo. E questo qua... Voi ragazzi state zitti. Shhh, ce lo teniamo noi. Adesso. Quindi passiamo al prossimo, al 5. Ho già dato una sbirciata e ho visto che ragazzi è il 049. Quindi 049 mi hanno detto di provare a farci amicizia. Cioè provare a non farsi attaccare e non trasformarsi in un zombie. Ma io direi di... Ah no, perché non posso portare altri class di... Quindi altre persone messe a dei test. Quindi proviamo ad andarci noi e vediamo se lo scudo ha un'utilità nel mondo. Quindi andiamo qua, SCP-49. Andiamo, ecco. Perfetto. Ok, ok, ragazzi, guardate là dentro. Ha già ammazzato qualcuno, quindi. Ma se io tipo adesso mi metto lo scudo. Il 049 è ancora dentro. Tu non mi fai tanto danno. Ok, mi stanno cadendo le cuffie, aiuto. E tu non mi fai tanto danno. Quanta vita hai? Sei tipo uno zombie. Aspetta un attimo. No ragazzi, perché sennò questo mi faceva veramente male. Ok, adesso l'SCP-49 credo che ti lascio. Non devo provare a usare lo scudo. Puoi essere mio amico, eh? No? Mi hai rotto lo scudo? Quanto danno fai? Quanto danno fai? Come fate in due colpi a... No, amico. No, ragazzi, mi ha distrutto. Ok, non può essere amico il 49. Dobbiamo ucciderlo. Non può essere amico. Fa 300 di danno, probabilmente. Quindi, amici, sappiamo che non puoi essere. Però... Ok. Ragazzi, in quanto poco mi ha fatto lo scudo? Sai che c'è fatto l'altro? Un'altra pillola, grazie. Grazie. No, ma quello lì, ragazzi... Porca miseria, lo scudo me l'ha distrutto come... Come burro, cavoli. Manco uno scudo in poi o resiste questo? Allora, ho visto là un'altra struttura. E... Questa qui è... L'ultimo esperimento, ok ragazzi. No. Questo con la cazzo di Minecraft sotto, tra l'altro. Bellissimo, ma credo che questo sia l'SCP. No, non 49, 87. Eh sì, motivo per cui andrò adesso a chiedere al grande capo
di darmi delle torce, perché sennò, ragazzi, non ci vediamo niente proprio. Ok, perfetto. Il grande capo mi ha dato il torce, ma ragazzi, in cambio mi ha tolto le pillole che mi davano l'ultrapotere. Allora, ok, le torce le posso mettere e fanno un po' più di luce. Quindi adesso, ragazzi, qua so anche che non posso. Posso spaccare i blocchi? Ah! Quindi, ragazzi, questi blocchi qua a quanto pare non sono indistruttibili. No, però ragazzi siamo sottoterra, quindi non ho neanche ne una via d'uscita. Allora, sento qualcosa, ragazzi. Vi dico una cosa, appena mi spavento il video finisce, ve lo dico perché qua inizia a essere troppo inquietante. Poi. Ah! Ok, facciamo che questo non conta. Non contava come spavento. Ma? Cosa mi. Facciamo che questo non contava come spavento perché erano zombie. Non voglio spaventarmi con l'SCP. A proposito, come si chiama questo effetto in. Non scherzavo. Volevo vedere come si chiamava l'effetto cecità in inglese. Allora, però, eh. Ok, perfetto. Allora. Mamma mia, ragno. Basta? Credo che siamo arrivati, ragazzi. Non ancora. Ah! Ah!